Bonzio. Sì? Bonzio. Sì. Ciao, arrivo. Come stai? Bene, tu? Molto bene. Vieni. Ti faccio sentire una cosa. Spero che quelli di YouTube non lo percepiscano troppo, perché sai che poi arrivano i copyright, i loro problemi. Ma, sì. Vieni. Faccio sentire una cosa. Oh, il microfono. Fammi vedere. Provo una cosa. Vediamo. Ti faccio sentire. Questo è il lavoro dell'ospite che avremo fra poco. Lui si chiama, come me, perché ovviamente noi i nomi, ci chiamiamo Dani, un nome, una Daniele, certezza. Sono delle certezze, sono nomi veramente meravigliosi. Sicuramente lui parlerà meglio di me, che in questo periodo faccio un po' fatica. Però andremo alla scoperta di Daniel, che è uscito con il suo ultimo brano che si intitola Pelle d'Oca, un po' allora, la nostra, perché noi per avere la pelle d'oca dobbiamo fare gli occhi, giusto? Allora Dani, mettiti in postazione. Sigla. Radio Bruno Extra Time, diamo il benvenuto a Daniel. Ciao a tutti, un giovane mille. Artista proprio di Brescia, tra l'altro, quindi mille. Siamo a casa. E è appena uscito con un nuovo lavoro discografico intitolato Pelle d'Oca. Partiamo subito a bomba, raccontaci di questo pezzo. Ma è nato semplicemente per esigenza mia. Parla di quando incontri una persona e non puoi non volerla rivedere il giorno dopo. È proprio quella sensazione di attaccamento verso questa persona e non semplicemente volevo scrivere qualcosa. Quando hai la pelle d'oca per qualcosa, il brivido, parla semplicemente di questo. Beh certo, anche perché voi che fate musica trovate spesso sollievo, magari in un periodo particolare, scrivendo proprio certo, la spartitura sì, di un pezzo oppure il testo di una canzone, trovate il giovamento. Sì. È vero? Sì, ma secondo me per anche cioè, lo stare male, tra virgolette, ti può aiutare anche per trovare anche delle ispirazioni più belle, più positive nel fatto. E questa pelle d'oca deriva appunto dall'amore verso una ragazza. Sì, è tutto anche un flusso di coscienza, quindi semplicemente quello che volevo dire l'ho detto a freddo. Così? Sì. Come capita? Sì. E ovviamente capita molto bene, tra l'altro, cioè, perché non è che io ho ascoltato il tuo pezzo. No, poi stai lì, lo scrivi. Ovvio, però cavoli. Sì. A me piace molto questo brano musicale perché è particolarmente curato. Io sono particolarmente, mi colpisce particolarmente la cura che mettono i musicisti, i cantanti e quant'altro nel proprio lavoro. E è uscito anche il video? Sì, è uscito martedì. Che possiamo trovare anche sui social. Video, sì, lo potete trovare ovunque tranquillamente. E cercate Daniel Pelle d'Oca. Esatto, sì. E l'avete registrato? È stato girato in Sardegna, in un posto in cui vado da quando sono piccolissimo. Cioè mia mamma andava in Sardegna lì da quando è piccolissima. E allora cioè, è come una tradizione andare lì praticamente tutte le estati, andiamo lì. E semplicemente sono andato giù col mio team, che siamo tutti amici che si divertono a fare questo, e ci impegniamo e abbiamo girato questo video in 2-3 giorni e poi ci siamo rilassati in vacanza. Beh, te credo. E questo video lo possiamo quindi trovare su YouTube, andiamo a cercarlo. Ovviamente. E adesso andiamo a prenderci un caffè io e Daniel e poi percorreremo brevemente la sua carriera, breve perché lui è giovanissimo chiaramente. Ah, lui è stato anche un campione di tennis, è un campione mancato di tennis. Sì, anche di calcio, anche di calcio. Vabbè, allora non dico altro. A dopo! Buonissimo il caffè, come detto prima, ci siamo lasciati con Daniel, campione di sport, campione di tennis, campione di calcio, e adesso facciamo una piccola biografia della tua carriera musicale. Sì. Come è nata la tua passione per la musica e soprattutto quando hai iniziato? Allora, la passione per la musica è nata piccolissimo, cioè avevo 4-5 anni. Ero fan sfegatato di Justin Bieber, proprio idolo. Spicca, sei giovane. Sei giovane? Sì. E Michael Jackson. Erano proprio cose. Cioè, uno per anche le diversi, canzoni, uno per due per la movenze, per le movenze sul palco. Per me, meglio Michael Jackson. Sì, ovviamente. Quello sì. Però Justin Bieber era proprio il mio idolo, ascoltavo solo lui.
e quindi io semplicemente imitavo, volevo fare come lui da piccolino e ho iniziato a cantare, a prendere lezioni di canto. Poi da 6-7 anni ho provato lo Zecchino d'Oro. Dai, davvero? Hai partecipato? Ho partecipato. Qual è la tua canzone? Lo Stelliere. Lo Stelliere. Abito nel cielo. Dai, maca. E è stato bello, è stato figo. E poi semplicemente andando avanti con l'età mi sono sempre più fatto chiarezza e ho iniziato a, verso i 15-16 anni, a scrivere anch'io. E poi ho fatto qualche strumento musicale. Allora, perdonatemi, ma ho iniziato chitarra e pianoforte, ma li ho mollati tutti da quando ero piccolo. Vabbè, ma ognuno ha il proprio percorso, perché... No, però so che serve, sì, imparare uno strumento, certo, per un artista, vabbè, serve, è importante. Infatti dovrò rimparare, iniziare, ma a, sì, imparare qualcosa. Sei giovane. E poi ho fatto uscire i miei primi pezzi. Primo era Domani, poi Non ti perdo, così adesso... Che prendo... abbiamo ascoltato nelle settimane precedenti su Radio Bruno Brescia, quando c'era il programma del mattino, e adesso sei uscito con Pelle d'Oca, come abbiamo appena avuto modo di parlarne. E invece i tuoi progetti futuri? Ah, progetti futuri? Qualche, magari, che ne so, X Factor, qualche... No, non è... Tu non sei per quel genere di percorso? Non sono per i talent in primis, cioè non mi è sempre più... Cioè vorrei, secondo me è più figo, poi ovviamente nulla contro i talent, cioè per l'amor di Dio ti danno una visibilità assurda, amici, X Factor... Però io ho sempre pensato che voglio costruirmi da solo, anche se la strada sarà più lunga, però sarà più bella alla fine nel caso. Certo, un artigiano. Sì, esatto, un artigiano della musica. E c'è un artista invece italiano a cui tu, non dico che tu ti ispiri, però magari, insomma, ammiri particolarmente? Sì, ce ne sono tanti, eh. Cioè, secondo me la scena italiana a volte tutti ne parlano male, che è indietro. No, questo, negli ultimi anni si è anche ripresa. Però secondo me ci sono stati periodi peggiori. La scena italiana è fortissima, cioè pieno di gente anche giovane che sta emergendo adesso, fortissima. Quindi non saprei dirti esattamente un artista. Ah, Mengoni, Mahmood. Vabbè, dai, non è mica un obbligo. Comunque ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, cioè non saprei dirti proprio uno che mi piace particolarmente, sicuramente Blanco. Lui lo stimo tanto perché ha dato anche una... In questo modo particolare anche di cantare, no? Sì, è bravo molto. Allora, Pelle d'Oca, ricordiamolo ancora una volta, sui, ovviamente anche su Spotify, tutte le piattaforme, non solo social, ma ovviamente anche quelle che si occupano di musica. E andate a trovare virtualmente e non Daniel con i tuoi canali social, che sono ovviamente i soliti, immagino. Instagram, principalmente Instagram, poi c'è anche Facebook, ma non lo uso troppo. Voi giovani con Facebook. Sì. No. Instagram e basta. Seguitemi lì. Quindi, che dire, grazie, torna presto a trovarci con nuovi lavori. Prossimamente. In bocca al lupo per tutto, poi grazie, magari ci sfideremo a tennis, tanto vincerai tu. Guarda, vai. Quando vuoi, chiami.